Benvenuto di vero cuore a tutti i miei abbonati. Andiamo subito al sodo, non c'è voce fra gli ulivi, perché ovviamente pagate e dobbiamo andare al sodo. Grazie per la fiducia che mi date. Non c'è voce fra gli ulivi, vista con una versione un po' più fresca e aggiornata e meno scolastica, ma più andando al cuore e alla dinamica dello strumento. Allora, partiamo tranquillamente, vi lascio ovviamente, prima dovete aver visto il video, quello dove la spiego, il video dove la suono per capire cosa sto parlando. Ovviamente qua è già a livello avanzato in cui do per scontato alcune cose. Ancora di più, dovete aver capito quello di cui sto parlando e già aver presente la versione base, normale. Quindi, al basso aggiungerei il bam bam bam, che cavolo non avevo mai sentito. Ok, e come farlo aggiungere? Allora, partiamo. Anche qua all'inizio. Cosa si fa questo parapapà? Quindi, se uno è in fa maggiore io e alla mano destra, alla mano sinistra devo aggiungere questo do re fa. Ovviamente, quindi ma alla mano sinistra e quindi ovvero come faccio ad aggiungere questo do re mi? Semplice, sono in fa, salto sopra con il quarto dito sul do, vado sul re perché lo troviamo do sol re, lo troviamo sulla nota dei bassi fondamentali in questa maniera qua e il mi lo troviamo dietro al do in questa posizione, quindi quindi invece di suonare di continuare a suonare con il fa facciamo valere un quarto ciascuna queste note do re mi. Facciamo valere comunque sia sempre un quarto ciascuno, come se stessimo suonando il tempo di valzer, tun cia cia, tun cia cia, ma vado a suonare do re mi. Poi sotto riprendo con il normale, la normale esecuzione, quindi in questa maniera qua. Adesso, ba, ba, ta, da, dam, ba. Infatti opposto, questa prima era, adesso è indietro, quindi vi faccio vedere come. Terzo sul mi, che lo troviamo come detto prima sempre dietro al do, in questa posizione qua. Andiamo adesso sul re, dietro, abbiamo detto quarto, terzo, mi riservo del quarto perché il quarto qua l'alzo su e lo metto qua dietro, che qui abbiamo un re sulla fila dei contrabbassi, ecco quello che servono i contrabbassi, per andare a prendere delle note, magari... Lo possiamo andare a prendere sulla fila dei bassi fondamentali per distanza, per comodità e cose varie, e la prendiamo nella fila dei contrabbassi che è molto più comodo. Quindi, e poi andiamo di nuovo sul re, sul do, scusate. Ok? In questo modo qui. Però di qua mantenendo sempre il tempo di valzer aggiungendo questa nota da un quarto do re mi alla mano destra poi ma puoi fare il pezzo è un pezzo bellissimo che sentite sempre che fa questa armonia particolare quindi come la facciamo per farla sommare anche alla mano sinistra? Semplice. Andiamo ad alternare al do settima e magari al do settima ci andiamo ad alternare il basso alternato con il sol in questa maniera qua, no? Quindi fare questo lavoro faccio quindi sempre con l'accordo di do settima ma invece di suonarci il sol oppure ribattere per chi non fa il basso alternato il do alla nota fondamentale ci alterno il fa subito sotto al do. Il mi come sempre dietro al do, in questa maniera qua. Vado ad alternare al basso alternato invece che il do oppure il sol, oppure sempre il do se non faccio il basso alternato, ma vi consiglio sempre di farlo. Quelle note lì, in quella posizione là. Poi riprendo normalmente. Ovviamente l'accordo è sempre quello di do settima, lo suoniamo con il secondo dito. Cosa ha fatto qua?
Non ho fatto altro che semplicemente altro che fare questa scala all'indietro, come ho fatto prima, solo in questo modo qua. Come prima. Ovviamente l'accordo resta sempre quello di Fa, ma vado ad alternare queste note alla mano sinistra, con il basso alternato ovviamente. Mi scegli di suonare sempre. Oppure, per chi non fa il basso alternato, le vado ad alternare in questa maniera qua. Che gli do Do, Re, che in questa maniera qua, Do, sempre con gli accordi Fa Sol maniera qua, Fa Sol, il Sol, la posizione è sempre quella, quindi prendere questa nota e andare due note sopra, vedete, dal Fa andiamo al Sol, due bottoni sopra, la nota qua che sta dietro, ovviamente non importa la nota da dove parto, la posizione è sempre questa. È questa la cosa più bella della fisarmonica, mettetevela in testa. Da ogni parte parto ai bassi, ho sempre la stessa posizione per fare le stesse note, ovviamente a tonalità differenti, ma la posizione è sempre la stessa. È la cosa più figa, passatemi il termine, che abbiamo nella fisarmonica, cari abbonati. E quindi abbiamo Si bemolle, La prima, magari insieme ci metto anche queste note qua. Di fare benissimo anche così, ma invece voglio fare poi altri abbellimenti, sì, poi note doppie, sempre i soliti, perché quando andiamo da una nota questa qua vogliamo scendere, è bellissimo fare, quando vogliamo salire invece fa mi rendo, oppure do re mi fa, in questa maniera qua, quando vogliamo scendere do re in questa posizione qua. Quando vogliamo andare giù, in quest'altra, quindi. Oppure. Poi andiamo avanti. Che altri belli elementi aggiungere? Possiamo aggiungere. Nel trio anche possiamo vedere. Invece di fare. Mettiamo tutte terzine. E il procedimento è quello visto nel video precedente che ho messo, e non per tutti quanti iscritti al canale, su Non ci faccio proprio gli olivi. Napoli, 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 Napoli. Vi ricordo che vale un gruppo o un quarto ciascuna. E basta! Altri abbellimenti non ci sono, se non. Faccio sentire il trio, così ci prendete spunto. Imparate quelle quattro posizioni lì, posizioni
potete metterle su ogni esecuzione ed è veramente brillante. Grazie abbonati che mi seguite con questo tanto affetto e ci vediamo al prossimo video tra 2 settimane come sempre. Ciao!